Ma le motivazioni sono tante, sono partendo dal contratto collettivo nazionale di lavoro che non viene rinnovato da oltre 6 anni, alle problematiche che riguardano la Regione Calabria. Noi vorremmo soffermarci soprattutto su quelle che riguardano la Regione Calabria, soprattutto per quanto riguarda il problema sociosanitario e il problema anche delle riforme istituzionali. Quindi grandi temi che interessano i lavoratori, ma questo per dare certezza ai lavoratori di avere rinnovato un contratto di lavoro e ai cittadini di avere servizi efficaci ed efficienti. Quindi sicuramente noi interesseremo anche i cittadini e le imprese, perché guarda caso quello che si sta avvenendo per chiudere attività sul territorio sono gravi, con ripercussioni che sicuramente non possono essere sottaciute. Io direi che la sanità, gli enti locali, la disoccupazione, cioè c'è tutto un mondo, diciamo, sia a livello nazionale che nella nostra regione, che è in forte sofferenza. Io a tutti questi problemi, diciamo, aggiungerei il sistema del precariato, i servizi esternalizzati, cioè nel pubblico ormai una grossa fetta di attività viene coperta, diciamo, dai lavoratori contrattualizzati, quindi lavoratori sottopagati che non hanno risposte e sono per lo più demotivati. A questo aggiungerei anche una carenza di servizi, una carenza proprio sul sistema territoriale dei servizi assistenziali e in particolare della prevenzione. In Calabria non si fa più prevenzione, non sappiamo che cosa arriva, quali prodotti arrivano sulle nostre tavole, quindi diciamo è tutto un sistema in evoluzione che andrebbe migliorato. A questo aggiungiamo il problema nazionale, i contratti di lavoro che non si sottoscrivono, un governo che è, come dire, arrogante e prepotente, che ci blocca un po' anche il sistema del turnover nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo strutture demotivate, ringraziamo i lavoratori che ancora ci stanno vicini, che ci danno le risposte e partecipano alle nostre iniziative. Ritiamo che rispetto a queste cose lo sciopero ormai sia inevitabile. Ma le ragioni di una mobilitazione sono l'insostenibilità di un sistema che ormai fa acqua da tutte le parti. In sanità si è dimezzato il personale, la sanità privata e i lavoratori non si pagano da mesi, nella pubblica amministrazione abbiamo una fronda di precariato che reclama delle risposte, attendiamo la definizione di un processo di riforma che deve riassettare tutto il sistema degli enti locali, e per quanto riguarda tutti gli enti regionale della regione, a partire da Calabria Verde, Calabria Lavoro e quant'altro, abbiamo problemi seri. A corollario di tutto questo c'è un denominatore che riguarda tutti i lavoratori pubblici ed è il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. Adesso basta. Se qualcuno vuole continuare a sparare genericamente sul lavoratore pubblico e sul pubblico impiego, si renda conto che è in atto uno smantellamento del welfare e dei servizi pubblici che non fa che danneggiare l'utenza. Portiamo avanti invece quello dei ministeriali, delle agenzie delle entrate e degli altri uffici della pubblica amministrazione, che si trovano nelle stesse condizioni, e anche per colpa di questa gestione regionale, di questo Oliverio, che a noi aveva dato le speranze come governo di centro-sinistra di una svolta in favore del sociale, e poi assieme all'ANCI, il presidente dell'ANCI, il sindaco di Crotone, hanno abbandonato completamente la posizione di chiusura verso le pubbliche amministrazioni che si allontanavano dal territorio. 11 uffici dell'Agenzia delle Entrate sono stati soppressi, 11 uffici del giudice di pace sono stati soppressi, 3 uffici territoriali dell'Agenzia sempre delle Entrate nella provincia di Cosenza, oltre a 4 uffici locali. Voglio dire, si sta smantellando la pubblica amministrazione, e questa è una cosa che noi non possiamo accettare. La UILPA partecipa a questa iniziativa di lotta proprio con questi motivi, cercare di scuotere questo Presidente della Giunta regionale, invitarlo ad essere più energico nei confronti dei poteri forti che impongono un tecnico sulla carta, ma tecnico non è come scura, e che poi in effetti finisce col creare dei grandi dei servizi.
conglobare nella sua polemica e nella sua politica anche il depauperamento di figure professionali, di medici e di amministrativi di grande valore che non trovano più spazio, non li difende adeguatamente, non è assolutamente in grado di poter rassicurare dopo i lunghi periodi di governo negativo che la Calabria ha avuto.